Amici sportivi di Video Nola, benvenuti al Trofeo Jack, la kermesse che si tiene presso il centro sportivo Maracanã. Ottava giornata di campionato, giocheranno Napoli contro Trabzonspor. Con me al commento tecnico Giorgio Lisio. Buonasera, un saluto a tutti gli amici del Trofeo Jack. Giorgio, Napoli che è una corazzata e Trabzonspor che è una delle migliori squadre del campionato comunque. Un tuo commento su questa gara che ci apprestiamo ad assistere, ad osservare? Mi aspetto di vedere una buona partita dai contenuti tecnici rilevanti, quindi ovviamente la favorita, vedo come favorito il Napoli, però sicuramente il Trabzonspor non è una squadra di primo pelo, diciamo. Intanto le due formazioni portano a termine i cosiddetti saluti di rito e direi che sia proprio il caso di andare a leggere, ad enucleare le due formazioni titolari. Partiamo dal Napoli, padrone di casa, che gioca con Di Palma fra i pali, Di Lauro, Panico con numero 6, Chierchia numero 11 e numero 9, terminale offensivo, Iovino. Osserviamo anche la formazione del Trabzonspor. Mentre i quadrati ci sono i Di Lauro. Due capitani. Trabzonspor che gioca con Caiazzo fra i pali, Iovino in difesa, Napolitano numero 11 fascia sinistra, fascia destra per Nappi e terminale offensivo Papa. A disposizione di mister Pasquale Aliperti per il Trabzonspor abbiamo Di Lauro con il numero 10 e Roselli con il numero 2, mentre invece la panchina del Napoli, allenato da Gavino Campetiello, è composta da Felice Caliendo con il numero 4, Pasquale Testa numero 10, il grande bomber Testa, Francesco Campetiello con il numero 3 e Giuseppe Aprile con il numero 7, collettivo guidato da patron Paolino Agropoli, Ardolino. Intanto sono terminati i protocolli qui di rito, vedo i calciatori che stanno perfezionando il riscaldamento, mancano veramente pochi attimi all'inizio di questa sfida emozionante. Giorgio, un Pasquale Testa che si accomoda in panchina il primo minuto. Sì, credo sia una scelta mirata a far giocare l'altro bomber di squadra, nello specifico Luigi Iovino, già capocannoniere in questa kermesse. Quindi sicuramente ruoteranno anche per trovare un po' l'equilibrio migliore. Intanto Felice Paolo Panico, sicuramente uno degli esponenti più di spicco di questo Napoli in tenuta notturna, come potremmo ben ricordare il Napoli che di qualche anno fa bello giocava con questa maglietta blu scuro, il Napoli by night cosiddetto. Tutto pronto per il calcio d'inizio, portieri pronti e si parte, primo possesso per il Napoli che torna a manovrare sulla sua fascia difensiva, in questo caso un rimpallo fortunoso con Chierchia, ma per Di Palma non ci sono problemi, può prenderla con le mani e provare a servire in avanti Iovino, che a sua volta per Panico si torna da Chierchia, ottimo giro palla in questo caso di Lauro, tenta il tiro ma abbastanza impreciso in questo caso l'esterno destro, il capitano del Napoli. Si riparte da una rimessa laterale, Trabzonspor in tenuta a strisce verticali bianco e bordeaux, di Lauro, Panico, si torna da Chierchia, ancora di Lauro. In questo caso il suggerimento per Iovino è molto impreciso e il Trabzonspor può ripartire, palla al piede, ci sono un po' di problemi e Caiazzo è costretto a metterla in calcio d'angolo. Ottimo pressing, molto molto efficiente in queste prime azioni. Felice Paolo Panico prova a mettere la palla in mezzo, è una rasoiata, nessuno riesce a perfezionare il contatto, nessuno dei suoi compagni di squadra e c'è un altro calcio d'angolo. Solite coppie che si formano in aria, esce palla al piede del Trabzonspor, prova a ripartire l'azione con Napolitano che prova a dare ampio respiro. C'è numero 7, Nappi, che in questo caso ha provato la proiezione offensiva, ottimo pressing di capitano Iovino, ma riparte il Napoli e in questo caso Felice Paolo Panico ha un controllo palla, un suggerimento abbastanza approssimativo e riparte il Trabzonspor con una rimessa laterale pericolosa a ridosso della propria linea di fondo, in questo caso è Nappi che ha provato a
liberarsi della marcatura del numero 9 avversario Iovino. Riparte il Napoli da Chierchia, che torna a più miti propositi e serve Di Palma. Panico c'era sul sinistro, prova a suggerire centralmente per Iovino, che era rimasto un po' troppo indietro in questa occasione, e Cagliazzo, buon gioco nel far ripartire l'azione. Il Trabzonspor non riesce però a dare continuità alla propria manovra offensiva e spesso si ritrova schiacciato nella propria metà campo. Come vedi questo inizio di partita, Giorgio? Un Napoli alto a pressare. Sì, un Napoli alto a pressare perché vuole subito, penso, voglia subito andare in rete, sbloccare la partita, mentre il Trabzonspor non è sicuramente volenteroso, potrebbe fare di più. Vediamo un po' cosa ci dice il proseguo della partita. Tanto in questo caso il capitano Iovino, numero 6, ha provato a suggerire per Papa, che finora si è visto poco, il numero 9. In questo caso c'è una rimessa laterale dove si appresta Nappi, che serve Napolitano. In mezzo a due non riesce a liberarsi, Chierchia supera di gran carriera Papa, che ritorna, prova a scalciare l'avversario, ovviamente provando a prendere la sfera, ma grazie all'intervento di Iovino riesce a spedire in rimessa laterale il Trabzonspor. Anzi, c'è una chiamata, un fallo, il primo di questa gara. Sul punto di battuta lo stesso Chierchia, c'è Papa che si avvicina alla sfera e l'arbitro chiama la distanza, 5 metri regolamentari nel futsal. Due uomini in barriera, Papa e Nappi. Chierchia tenta il tiro e termina di poco alto sopra la traversa. Cagliazzo comunque sembrava essere ben appostato, ma davvero un ottimo sinistro questo di Chierchia. Il Trabzonspor torna a manovrare con Napolitano, che scambia con Papa, molto macchinoso in questo caso. Rimessa laterale Papa per Napolitano, anzi scusate, Nappi con il numero 7, che viene fronteggiato da Di Lauro. Termina in fallo laterale dal lato opposto la sfera. Cagliazzo costretto al rinvio, Iovino servito. Palla in modo molto approssimativo e dozzinale. Cagliazzo ha rinviato più lontano che poteva. Torna a manovrare il Napoli con Chierchia, che riesce a manovrare bene con il suo sinistro. Ancora Chierchia, profondità imbeccata per Iovino. Sembra esserci una trattenuta, un contatto irregolare da parte di Gaetano Iovino, e l'arbitro ravvisa gli estremi per una punizione. Punto di battuta lo stesso Iovino, che ha guadagnato il fallo e quindi tirerà lui. In opposizione in barriera ci sono Iovino e Papa. Il destro del numero 9, e anche in questo caso non manca la potenza, ma difetta la precisione. Si riparte da Di Palma, torna a manovrare Iovino, che diciamo non sta facendo rimpiangere il bomber testa in questi primi frangenti. Sì, sta, come si dice, effettuando il lavoro sporco lì davanti, si sta muovendo molto, deve solamente trovare l'imbeccata giusta, vediamo un po'. Tanto proprio Iovino, marcato da Nappi, Di Lauro, riparte di gran carriera Papa, fronteggiato da Chierchia. Arriva il tiro, ma l'arbitro ferma tutto. Rimessa laterale per il Napoli, che riparte con Panico. Iovino, il tiro, e qui capitano Iovino del Trabzonspor si è superato in un contrasto importantissimo che preserva il risultato di parità provvisorio 0-0. Tanto Panico ravvisa un contatto duro, ma per l'arbitro c'è solo rimessa laterale. Capitan Di Lauro sul punto di battuta. Panico prova il tiro, viene rimpallato da Nappi. Ancora Nappi ce l'ha sul destro, Di Lauro in opposizione, cerca spazio per il tiro, si allarga, ma Di Lauro è
ostico, alimenta l'azione di Iovino, il tiro ancora di Lauro, ci sono intanto Ruzzola a terra, Iovino. Panico aveva allungato la gamba e sebbene ha colpito la sfera, per l'arbitro c'è la punizione a favore del Trabzonspor. Sì, Gianni, un gioco molto maschio in questo avvio, c'è da dire, le due squadre sono vogliose, sono cariche, vogliono sbloccare la partita in loro favore. Sempre da dire, un bello spettacolo qui al Maracanã. Tra l'altro, però al Maracanã qui si sta disputando un derby cimitilese, da dire, questo quindi forse è agonismo. Intanto Nappi, la bomba di destro qui ha parato, non senza qualche difficoltà, Di Palma che è stato costretto a smanacciare in calcio d'angolo. Un derby cimitilese iniziato all'insegna dell'agonismo e della pressione psicologica, il risultato è ancora fermo sulla 0-0 mentre ci sono delle dispute su questa serie di calci d'angolo dalla sinistra del fronte d'attacco del Trabzonspor. Arriva un tiro e qui Di Palma ancora dice no alla conclusione di Papa, una conclusione tutto sommato non irresistibile ma resa pericolosa dal rimbalzo sul green del centro sportivo Maracanã. Se ne sviluppa una rimessa laterale ai limiti del calcio d'angolo, ma nulla di fatto anche in questo caso. Ancora Nappi, ancora la grandissima parata di Di Palma che ne infila tre di seguito. Tre ottime parate, Nappi tutto solo e passa in vantaggio il Trabzonspor. Trabzonspor 1, Napoli 0, ha segnato Nappi che ha sbloccato le marcature. Sì, Giando, lasciato troppo solo, veramente qui colpevole la difesa del Napoli, e gol inevitabile. Di Lauro si può notare bene nel replay, ha strigliato i suoi compagni di difesa, nel particolare Chirchia, e riparte Napoli. Ancora capitan Di Lauro che prova a dare quel quid in più ai suoi giocatori, ma il Trabzonspor è sugli scudi anche in questo caso. Chirchia ha non poche difficoltà nel mandare la palla in un fallo laterale, attenzione, riparte il Napoli con Iovino che è costretto a tenere palla sui piedi, non c'è proposizione offensiva dei compagni, mentre invece Panico sembra aver abbandonato il terreno di gioco, sostituito da Campetiello. Sì, Giando, c'è anche un ingresso in campo di Francesco Di Lauro, il numero 10 del Trabzonspor. Sostituzione a seguito della prima segnatura che ha, diciamo, sbloccato gli equilibri. Il punteggio è stato cristallizzato su 0-0, intanto entra anche Bomber Testa che proverà subito a dire la sua da questo calcio di punizione. Chirchia e Testa a colloquio, ma tirerà lui il numero 10 del Napoli. Il Bomber. Barriera foltissima, tre uomini in opposizione, Caiazzo teme. Il Bomber azzurro, lunghissima la rincorsa, l'arbitro attento a far rispettare la distanza alla barriera, e qui è uno schema, manda tutti fuori giri Testa con le sue battute, qui si gira sapientemente, vediamo un Napoli proiettato offensivamente, ci sono sia Iovino che Testa in campo, i due Bomber. Mentre il Trabzonspor proverà ad agire di rimessa, come in questo caso con Nappi che ha provato ad innescare il contropiede, ma non c'è movimento da parte dei compagni, è costretto a tirare. In questo caso Di Palma non riesce ad evitare il calcio d'angolo. Ripartono i biancogranata con Nappi sul punto di battuta. C'è una irregolarità ravvisata dal direttore di gara e cambio rimessa. Campetiello, ancora Chirchia per Testa che sta agendo un po' più arretrato. Iovino prova a chiudere la triangolazione, ha aperto un po' troppo il compasso e Testa non ci è arrivato per questione di attimi. Intanto riparte il Trabzonspor, buona verticalizzazione, ma Nappi non ci ha creduto in questo caso. Vedi Giorgio, la partita si è aperta, potremmo dire, vedo che ci sono meno tatticismi e più azioni, riproposizioni d'attacco. Vedi, Iovino in questo caso per Testa che manca di pochissimo il gol del pari.
Sì, Giando, vedi, sono capovolgimenti velocissimi da una parte e dall'altra, anche forse anche perché sono entrati due uomini di grande talento come Di Lauro nel Trab e Testa nel Napoli. Tanto proprio Testa qui ha mancato di pochissimo l'aggancio che poteva dimostrarsi fatale per Caiazzo. Nappi prova a lasciare sul posto Kirchia, viene steso dal numero 11 partenopeo. Bisogna anche stare attenti ai falli, perché dal quinto fallo in poi sono tiri liberi. Sì, il regolamento del Jack è chiaro, solo 5 falli concessi, poi dal sesto in poi ci sarà il tiro libero, quindi preoccupazioni per la squadra che lo subirà. Intanto abbiamo assistito a Testa che in questo caso ha rallentato la battuta costringendo il numero 10 di Laura a chiamare la barriera. Ricordiamo che il Valencia ha capitalizzato un'occasione importantissima su questo dettaglio del regolamento. Sì, Giando, non riapriamo ferite oramai che stanno sulla via della cicatrizzazione perché la Roma sta ancora piangendo, mentre vediamo qui Testa ci ha Testa qui ha provato. provato a capitalizzare un'azione a dir poco fantastica e arriva il sinistro di Testa che dal nulla si inventa un'occasione da rete. Palo Palo clamoroso. clamoroso di Testa, di destro, di sinistro, è un bomber a 360 gradi. Riesce a rendere dorato ogni pallone su cui si avventa. Intanto qui il Trab ha provato a dare respiro alla sua manovra difensiva, ma Kirchia si è dimostrato per due occasioni un avversario ostico. Qui scambia con Campetiello, ancora Kirchia, fronteggiato da Nappi. Campetiello, testa, provato a verticalizzare per Iovino, ma Caiazzo ha fatto buona guardia, ha spazzato. Kirchia il sinistro, Iovino manca ancora di poco il contatto con la sfera. Iovino in queste prime fasi abbastanza appannato in fase realizzativa. Intanto Di Lauro, 3 contro 1 per il Trab, Nappi che egoista in questo caso non serve Papa, se prova il tiro a rete guadagna una rimessa laterale. Di Lauro prova a circumnavigare il fronte d'attacco, serve Papa il tiro per la pronta risposta di Palma, perfezione e disimpegno poi la difesa partenopea e spedisce in rimessa laterale. Di Lauro si sta dimostrando molto propositivo in fase offensiva e in questo caso chiama alla calma i suoi compagni. Ha bisogno di movimenti per battere la rimessa. Nappi si trascina la sfera con la suola. Di Lauro per Papa che resiste all'incedere di Iovino ma perde la sfera. Kirchia sul punto di battuta di questa rimessa, torna dalle parti di Palma. Tutto Ma è tutto da rifare qui, Giando. da rifare, sì, perché l'arbitro ha chiamato un cambio battuta. Ora Di Lauro danza con la palla fra i piedi. Campetiello prova a perfezionare il disimpegno. Parte di gran carriera la manovra del Napoli. Testa, non glielo toglie il pallone dai piedi. Prova il tiro e Iovino è chiamato agli straordinari per fronteggiare questo straordinario bomber. Sì, ho posto addirittura col corpo, Giando, qui, un vero sacrificio. Intanto Iovino scambia con Testa che è un controllo abbastanza difettoso, prova un fallo tattico ai danni del Trab, ma Nappi riparte in una situazione di 3 contro 2, sparacchia malamente. Sì, Giando Nappi, nonostante la rete, mi sembra un po' svogliato. Infatti non riesce ad incidere nell'azione di contropiede del Trabzonspor, in questo caso Testa tutto solo, ha provato il destro, ma Di Lauro è stato a dir poco provvidenziale in questa azione ed ha ostacolato il centravanti del Napoli. Si riparte con una rimessa laterale per il Trab. Kirchia qui ruba la sfera, prova il sinistro e manca di poco la marcatura, molto sfortunato anche in questo caso il Napoli, che precedentemente ha beccato un palo con Testa. Qui Caiazzo prova a rendersi padrone dell'area di rigore in quanto portiere. Testa, tentato l'ennesima girata a rete, ma nulla da fare.
E proprio sul parziale di 1-0 per il Trab, con un Napoli totalmente proiettato offensivamente, arriva il time out, 60 secondi di pausa. Sì, questi 60 secondi servono alle due squadre per riorganizzarsi, soprattutto al Napoli, di organizzare una buona azione offensiva, una buona strategia offensiva, anche se Testa si sta veramente rivelando una spina nel fianco del Trabzonspor. Una spina nel fianco, certo, ma ancora deve arrivare il gol del pari. Una gara ostica, spigolosa, ferma sull'1-0 per gli ospiti. Sì, Gianno, perché anche ben coperto da capitan Gaetano Iovino del Trab, che si sta veramente superando sulla marcatura su Testa, ma Testa è veramente, quando vuole, è veramente inarrestabile. Tanto si riparte qui con Caiazzo, che è rinviato dalle parti di Lauro. Testa, palla al piede, fronteggiato dal solito Iovino. Kirchia prova il sinistro e arriva il gol del pari. Napoli 1, Trab 1. Mai come in questo caso un time out che è stato utilissimo e fondamentale. Sì, Giando, non so cosa abbiano potuto escogitare quelli del Napoli, ma si vede bene dal replay che Kirchia è salito, nessuno gli ha opposto resistenza e il portiere non perfetto non è riuscito a evitare la rete. Guarda, questo è il tipico inserimento di Kirchia, che l'ha provato dall'inizio della gara e finalmente è riuscito a capitalizzare queste sue bordate di sinistro. Intanto ancora il Napoli in proiezione offensiva, a Testa se la porta dal destro a sinistro e per Papa non è stato semplice rinviare in rimessa laterale. Ancora Testa, palla al piede per Kirchia, solito schema che si ripete col centrale di difesa che si stacca in attacco. Ancora Kirchia, in questo caso ha lasciato un po' solo Di Lauro, ma riesce a recuperare Di Palma, calma platonica. In questo caso Testa centra, anzi Iovino, scusate, centra una clamorosa traversa. Molto sfortunato in questi primi frangenti. Qui meritava il gol Iovino per l'impegno profuso. Testa per Campetiello, supera Caiazzo ed arriva il gol di Iovino. Napoli 2, Trabzonspor 1, l'abbiamo detto che meritava un gol. Sì, lo meritava, Giando, perché Iovino sta giocando bene, anche forse un po' nell'ombra, però sta giocando bene. Qui un po' uscita disperata del portiere, Campetiello mette uno zuccherino per Iovino, facile la rete. Intanto si ritorna qui in presa diretta, in cronaca, Nappi fronteggiato da Iovino, non risparmiano i contatti. Intanto è rientrato sul green Panico, che sembra agire da centrale di difesa a Campetiello. Caiazzo, ancora l'ottima risposta dell'estremo difensore del Trab, chiamato oggi agli straordinari contro la corazzata del campionato. Testa prova a servire per Campetiello, che manda fuori giro un avversario. Ancora Caiazzo che risponde presente. Notiamo che uscito dal campo Kirchia e Panico sta agendo da centrale di difesa con i due bomber. Testa, qui ce l'ha sul sinistro, viene impattato da Papa. Testa, ancora Testa, mette in apprensione una squadra intera e guadagna un nulla. Si riparte dalla rimessa di fondo. Giorgio, volevi dire qualcosa? No, Giando, puoi continuare con il tuo commento. Torniamo qui a commentare lo spettacolo del trofeo Jack con il Napoli. Palla al piede, Testa, ancora spalla alla porta, Testa, e c'entra un altro palo, il secondo della sua gara, mentre il Trabzonspor prova a ripartire e guadagna una rimessa laterale di Lauro, ancora di Lauro a Iovino contro. Di Lauro, serve Nappi contro Panico, Nappi fra tre uomini, e arriva il fischio arbitrale, punizione per il Trab che batte velocemente ma manca la precisione. Vedi, Giando, come tutti in pratica battono velocemente, solo che l'Adinolfi lì è stato spietato. Sì, spietato ai termini del regolamento, ai limiti proprio del regolamento, mentre invece arriva finalmente la segnatura di Testa. Perché diciamo finalmente? Perché ha beccato due pali e meritava il gol per questi suoi minuti di gioco. Napoli 3, Trabzonspor 1. Sì, lo meritava, Giando, così come
così come lo meritava almeno quanto Iovino. Pasquale, da quando è entrato, ha veramente fatto di tutto lì davanti, sportellate, uomo assist e conclusione, finalmente è arrivata la rete per lui. Un time out che ha cambiato le sorti della gara. Abbiamo approcciato il time out col vantaggio del Trabzonspor di 1-0 e dopo il Trab non ha capito più niente, sono arrivati 3 gol in rapida successione dei padroni di casa. Sì, un time out che è fruttato al Napoli tantissimo, forse il Trab ancora deve riparare a quel gol, al primo pareggio, al pareggio di Chierchia del Napoli. Vediamo un po' se Di Lauro riuscirà a portare i suoi in zona offensiva. Intanto tocchi proibiti fra Testa e Iovino, arriva il fallo, l'arbitro ravvisa una punizione per i padroni di casa. Testa, quando agisce spalla alla porta, è devastante, non permette ai difensori di rubargli la sfera, la nasconde e molto spesso guadagna dei falli preziosissimi. Sul punto di battuta abbiamo Panico che adesso si allontana e proprio Testa che proverà quasi sicuramente il destro, in opposizione in barriera Di Lauro e Iovino, il destro di Testa è ancora di pochi centimetri, una questione di poco alto. E il calcio d'angolo invece, di nuovo calcio d'angolo, anzi rimessa dal fondo, la chiamata arbitrale che toglie le castagne dal fuoco per il Trabzonspor, che appare un po' demotivato in questa fase del primo tempo mentre ci avviamo al duplice fischio arbitrale. Sì, Giando, non c'è termine migliore per riassumere un po' la situazione del Trab. Partito bene, senza nemmeno il suo pupillo, la sua punta di diamante in campo. Quel time out è stato fatale, sono veramente molli in campo. Spero per loro ci sia una rivalsa antimolli, diciamo. E magari la rivalsa potrebbe partire proprio da questo fischio arbitrale, da questa punizione di Di Lauro, che prova in destro ma viene rimpallata dalla barriera composta da Campetiello e Testa. Intanto qui termina a terra Iovino, che prontamente si rialza, viene ostacolato da Panico che protesta anche per una trattenuta a centrocampo, mentre Testa nasconde nuovamente la sfera, non gliela toglie dai piedi e Cajazzo è costretto alla risposta in stile Garella, parato con i piedi in questo caso, l'estremo difensore del Trab. Tanto è subentrato sul terreno di gioco anche Caliendo, il Napoli sta un po' mischiando le carte. Di Lauro si è accomodato in panchina, si sta riposando, sta riprendendo fiato in vista della ripresa, mentre Panico adesso scambia con Di Palma, ancora Panico. Non c'è il pressing del Trab, solo Di Lauro si propone timidamente. Testa per Campetiello, ancora Testa che prova il tiro da cerchio di centrocampo, tiro dalla lunga distanza che tuttavia è molto impreciso. Qui Di Lauro prova a velocizzare l'azione del Trab, sicuramente uno dei più ispirati dei suoi, ma Di Palma risponde presente. Calcio d'angolo per gli ospiti, ancora Di Lauro, palla al piede, fronteggiato da Panico, aspetta il movimento dei compagni. Campetiello fa buona guardia, prova a servire in profondità a Testa che non riesce ad agganciare la sfera ed arriva la rimessa dal fondo per gli ospiti. Ancora Di Lauro prova ad illuminare i suoi, fronteggiato da Caliendo. Arriva il rinvio di Panico che centra pienamente un avversario e riparte il Trab con Nappi che si oppone a Campetiello. Di Lauro, Testa prova ad avventarsi sulla sfera ma Capitano Iovino anticipa tutti ed arriva. Ed arrivano le proteste vibranti fra Testa e Campetiello mentre il Trab è ai tiri liberi. Questo è il sesto fallo, il primo dei tiri liberi e Di Lauro è pronto sul punto di battuta. Giando, dovrebbero La grandissima parata di Palma su un tiro tuttavia non irresistibile di Di Lauro, abbastanza centrale, sembrava questa conclusione. Sì, Giando, volevo augurarmi il meglio per questo tiro libero, però sfortunato, Di Lauro non è riuscito a bucare il portierone di Palma che si sta dimostrando all'altezza e qui finisce il primo tempo.
Sì, il primo tempo che termina col Napoli in vantaggio per 3-1 sul Trabzonspor. Giorgio, un rapidissimo commento su questa prima frazione di gara. Sì, Giando, un Trab partito molto bene, il Napoli che dopo il time out ha schiarito le idee ed è andato facilmente in gol. Trab troppo mollo. Grazie Giorgio, linea alla regia in attesa della ripresa.